Come ti ho detto, ti avrei portato nel reparto dove faccio la creazione delle lamiere. Qua è dove io faccio la battitura delle lamiere. Qua ho tutti i miei martelli, tasselli. E questo qua è quel maledetto strumento che è insostituibile. Non l'hanno ancora automatizzato. Questa è la famosa ruota inglese. È troppo magico, ha un fascino. Dove formi la lamiera a mano con tanto gomito e tanto caldo. Ok, perché questo qui non si può usare, non esiste la. Adesso che c'è internet, tutti prima o poi arrivano su qualche sito dove fanno vedere. Così. Moto, macchine, tutto. Per tutto. E tu con questo ti fai serbatoi tipo? Io mi faccio serbatoi tipo quello lì, oppure parafanghi di motociclette che è tipo quello lì. C'ho alcuni pezzi che ho fatto di lavori passati, ma vieni che ti porto a vedere il lavoro più importante che ho fatto adesso, un progetto grande su cui sto lavorando. Allora, questo qui, Lorenzo, è il lavoro che ti dicevo, è il progetto più importante su cui sto lavorando. Adesso, vabbè, siamo quasi in fase di finitura, quindi non vedi niente, ma questo qua è un maggiolino che ho cioppato. Quindi tu hai tagliato il tetto, ma tutto tu? Tutto io. Di quanti pollici? Questo qui, no, il pollice non te lo so dire, l'ho abbassato di 8 cm sulla verticale, okay. Anche perché a me, come stile mio, non mi piace, con tutte le macchine che ho anche già fatto in precedenza, non mi piacciono le cose troppo volgari, quindi certo. Cose estreme, no, non mi piacciono. Sono d'accordo con te. Oltretutto mi sono impegnato a cercare di mantenere il suo lunotto originale per aumentare la superficie vetrata. Dare un bel flow, bella linea. E quindi questa macchina qui è cioppata, ma il maggiolino da tagliare è veramente un casino, perché devi ricostruire un milione di pezzi, e questo ad esempio è quello che ti dicevo, uno dei lavori più importanti, tutto di battilastra, dove qui oltretutto con questo lavoro ho preso delle collaborazioni importanti, perché sono diventato, vabbè, c'ho il supporto tecnico della Indasa per quanto riguarda gli abrasivi, e poi sono diventato ambasciatore italiano della Evercoat, che è quel famoso stucco che si vede americano che fanno sulla piastrella, che è molto liquido, e io ne sono diventato ambasciatore italiano della Evercoat. Infatti tutta questa macchina qua è fatta tutta con i prodotti della Evercoat. Funziona bene? Ovviamente sì, certamente, è migliore. Ovviamente sì. E io ero stato da un tizio che fa tutte le Mercury in America, in California. E loro, anche loro, con questi stucchi, questi bundle, mettono... Sì. E anche loro mi sembra che usassero quel prodotto. Sì, perché è molto forte in America. Sì. Bellissimo. Adesso ti porto dove partorisco le idee. Ok. Che è lo studio. Sala parto. La sala parto, giusto. Allora, come ti dicevo, qua è la stanza dove nascono tutte quante le idee, progetti e cose. Questo è il tavolo dove disegno. Mi piacciono già i pennelli con semplicità messi qui, per evitare questi di perderli. Questi qua sono tutti i pennelli che ho dismesso, finito. Questi sono quelli di Team Striping. Come Bart Monroe, no? Che ha la sua mensola dei sacrifici per la velocità. Questo è il sacrificio dell'arte. Allora, qui ad esempio, siccome io, vabbè, faccio tantissimo lettering, queste qua sono tutte quante, quelle che vedi qua, sono tutte quante le bozze, alcune sono proprio scala 1:1 dei lavori che ho realmente poi fatto sui supporti, no? Certo. Tipo ad esempio questo qui, che si vede qua, questo qua è il cofano posteriore di un maggiolino 6 volt, l'ho consegnato non troppo tempo fa.
Questa è un'altra parte della parete con foto sì. storiche, no? Sì, 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 qua è dove conservo anche un po' di miei ricordi, no? Perché sì. ad esempio, ecco, nello specifico questa foto qui è il primo lavoro fatto nel forno che era nuovo, l'avevo già installato qua. Questo qua? Sì. E qua invece andiamo molto più indietro, qui ero proprio ragazzino, era la mia prima macchina, diciamo custom, perché era un Ford del 70 sì. e questa foto qua è del 1996. Che figa. Che questa macchina qui poi nel 2000 l'ho fatto un vero custom, perché era tutta quanta fiammata, interni in pelle color crema, fiamme dal cofano fino al cofano posteriore con pinstriping e tutto. Davvero dei precursori. Sì, eh? Sì. Sì, possiamo dire di sì. E questa qua invece è una di quelle moto che porto nel cuore, perché essendo un appassionato delle moto nello stile di NES, certo, una appassionato Digger, dei qua. Digger, questa qui è una moto che ho fatto per Custom Tech, che è quel famoso marchio italiano che produce il nostro gioielliere dei pezzi di ricambio sì. per le Harley. Questa moto qui è una moto che mi ha dato tante belle soddisfazioni. E qui eravamo in e Italia, in America? Eravamo dove qua eravamo in Italia nel 2016-2017 forse. Sì. 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 Insomma, un sacco di storie, sì. un sacco... Sì. Beh, sì. La tua vita, guarda, io sto girando da tanti artisti e veramente le vostre vite, le nostre, posso sì. dire, le nostre sì. vite sono veramente fantastiche. Ecco, siamo arrivati in fondo a questa intervista. Faccio sempre una domanda alla fine, questi video sono per un'accademia, quindi abbiamo sì. tanti nostri colleghi che ci seguono e ci vengono a scoprire sì. le nostre vite, ma anche tanti che incominciano, no? Tanti ragazzi che sì. sono appassionati, sì. che vogliono vedere poi iniziando dove si va a finire, e certo. tu ci hai raccontato una storia meravigliosa. Certo. Chiedo sempre, tu avresti qualche consiglio per chi magari ci sta guardando e vorrebbe incominciare o sta già iniziando a muovere i primi passi, hai qualche consiglio che deriva dalla tua storia personale, no? Mi hai raccontato veramente un sacco di cose. Che cosa diresti a sti ragazzi che incominciano guarda, oggi? Guarda, io quello che mi sento di dire è che è un po' anche su tutti i campi, perché oltre ad essere un professionista in questo settore sono anche un atleta, sono uno sportivo. Quello che dico sempre è: arrivi in base a quanto impegno e dedizione ci metti e quanto ci credi. Io quello che posso dire ai ragazzi, e che dico sempre, capita delle volte che viene qualcuno a trovarmi proprio per sapere un pochettino della mia storia, dico: io ragazzi, qua non è il mio lavoro, questa è la mia vita. Io dall'età di 17 anni io ho devoluto tutta la mia vita a questo lavoro. Arrivi più in alto in base a quanto più ti ci dedichi. Questa era la mia vita, io vivevo solo di questo, il tempo libero, il tempo pieno, era questa la mia vita. Io ho speso tutto quanto, quello che avevo, e in energie fisiche e in energie economiche per questo, quindi ci devi credere, se è un obiettivo reale che ci credi veramente di portarlo avanti. E quello che dico sempre a tutti quanti, signori, non viviamo in un tutorial, qua è dove le cose si fanno veramente, non succede in un mese. Io ci ho messo 31 anni per arrivare a dove sono oggi e me ne servono almeno altrettanti per migliorare ancora, quindi tenete duro e portate avanti la vostra Poi dalla ambizione. Tua, dalla tua storia mi pare di capire che tu hai inanellato tanti piccoli successi che poi magari ti sono serviti anni dopo, no? Sì, un po' come tipo, Steve Jobs diceva, a un certo punto unisci sì, i puntini. Sì, tipo, no? Ad esempio io, guarda, ti dico, l'ultimo lavoro che ho fatto come dipendente, perché ho una brevissima carriera da dipendente, ho passato 6 anni della mia vita come dipendente, se consideri che ne faccio da 31 da questo lavoro. E l'ultimo lavoro che ho fatto, io avevo deciso di fare quel lavoro lì, era stata una sfida, perché era il battilastra per le carrozzerie degli aeroplani, ok? Sì, era un battilastra aeronautico e aerospaziale anche. Con la mia determinazione che ti avevo trasmesso al capo del personale, gli avevo detto: guarda, io non lo so fare questo lavoro qua, vengo a lavorare un mese gratis. Ti faccio qualcosa, cosa ci sia da firmare per tutelarti. Se io il prossimo mese non mi metto a regime di produzione,
sciogliamo tutto quanto e io mi sono messo di pieno impegno, ma perché? Perché sapevo che a me quel lavoro lì sarebbe servito poi per il mio futuro, che era questo. Pensa. Quindi infatti quello, anche se era un settore che era molto diverso da quello che si pratica però qua, metallo è metallo, però sapevo che mi sarebbe servito per avere le nozioni base su come muovere la lamiera e gli strumenti da utilizzare, e quindi quello sapevo che mi sarebbe servito per questo lavoro qua. Sì, quello sì. Bene, questa è una bella cosa. Bene. Quindi, senti Roby, io ti ringrazio. È stato davvero un piacere venirti a trovare. Mio. Complimenti per il posto, grazie, è veramente ancora figo. Grazie. Ti abbraccio perché ciao, chi vuole. E ci vediamo in giro. Bene, qualche raduno, chissà, magari sì, in America. Sì. Sarebbe meglio. Grazie. Per prendere ossigeno nuovo. Quindi, grazie. Per Hack Academy, anche questa intervista si è conclusa. Vi ringrazio per averci seguito e naturalmente vi invito ad ascoltare tantissime altre storie che trovate qui in questo elenco. Un abbraccio, ci vediamo alla prossima. Ciao!